Buonasera a tutti e benvenuti al seminario di diritto del risparmio. E oggi ospite del seminario il dottor Antonio Zurlo, l'avvocato Antonio Zurlo, che tratterà un tema di estrema attualità con delle implicazioni notevoli, ovvero la problematica delle divisioni omnibus e il problema chiaramente della normativa antitrust e l'incidenza appunto della violazione della normativa antitrust con riferimento alla validità della fideiussione omnibus, e partirà l'approfondimento da quelle che sono due interessanti e rilevanti sentenze della Corte di Cassazione, la 29.810 del 2017 e la 24.044 del 2019. E da qui il dottore Zurlo, l'avvocato Zurlo, approfondirà anche qual è la conseguenza, naturalmente, quali sono anche le prospettive, poiché il dato non è che sia pacifico in giurisprudenza sulla ricaduta in termini di validità e in che termini naturalmente di validità o meglio di invalidità della fideiussione omnibus in contrasto con la normativa antitrust. Al contempo un ulteriore aspetto di riflessione che ha delle implicazioni anche significative nella disciplina è il problema del professionista di rimbalzo legato anche qui alla violazione della disciplina in materia normativa antitrust con riferimento alla fideiussione omnibus, perché questo ha delle implicazioni anche sul piano processuale, naturalmente, anche sulla individuazione del foro competente. Ora, quindi ringrazio l'avvocato Zurlo per essere presente e ricordo a tutti che l'avvocato Zurlo è parte integrante del comitato di redazione della rivista di diritto del risparmio. Anzi, direi che colgo anche questa occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutto il gruppo della redazione, perché se diciamo, il successo della rivista è un dato oggettivo, gran parte, direi la parte prevalente del successo è dovuto anche alla loro attiva partecipazione. Prego, dottore Zurlo. E io innanzitutto ringrazio lei, professore, per questa presentazione, della quale spero di essere all'altezza con il mio intervento e chiaramente per l'opportunità che mi ha dato di parlare di una tematica così di stringente attualità per i due aspetti che lei ha tratteggiato. Come direbbe un noto adagio, il modo migliore per iniziare a parlare di qualcosa è cominciare a farlo dal principio. Ovvero sia, in questo caso, dal titolo che ho scelto di dare a questo mio breve intervento. Il perché ho deciso di associare le fideiussioni omnibus alla normativa antitrust da un lato e al professionista di rimbalzo, quindi alla disciplina sostanzialmente consumeristica dall'altro. Perché da un lato c'è la questione tutt'altro che chiusa della supposta nullità delle fideiussioni omnibus per contrarietà, potremmo dire, usando un'espressione molto generica, con la normativa antitrust. Dall'altro abbiamo assistito al contempo a un'inversione quasi a U sia nella giurisprudenza comunitaria o unionale che si voglia, sia in quella chiaramente nazionale che ha recepito il nuovo orientamento proposto in sede comunitaria, in sede sovranazionale. Il nuovo orientamento che ha visto il definitivo, potremmo dire, tramonto di quella figura di origine e di costruzione dottrinale che era quella del professionista di rimbalzo o di riflesso, che si voglia dire. In entrambi i casi, quindi, c'è fondamentalmente un trait d'union che è rinvenibile nella premura della giurisprudenza di assicurare la tutela più adeguata alla parte contrattualmente debole o perlomeno presuntivamente tale del rapporto, ovvero sia il soggetto garante, o meglio, in questo caso, nel caso delle fideiussioni omnibus, il fideiussore. Ed è proprio la vessatorietà il punto di incontro che ho trovato tra le due problematiche. Iniziando dalla prima questione, quindi la prima questione è, come detto, la nullità delle fideiussioni omnibus per contrarietà alla normativa antitrust. Ora, come ho anche presentato nelle mie note pubblicate sul nostro portale, sulla nostra rivista, io non ho mai condiviso alcune letture che sono state date dalla dottrina, senz'altro più autorevole di me, delle pronunce sia della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito. Il problema fondamentale è che a parlare
genericamente di nullità per contrarre la normativa antitrust, secondo me si parla del nulla. Infatti a me è sovvenuto il paradosso del Lampione come punto iniziale. Il paradosso del Lampione che è la storia per cui sotto un Lampione una sera c'è un soggetto ubriaco. Questo soggetto ubriaco ha perso delle chiavi. A un certo punto, mentre è indaffarato a cercare di recuperare le chiavi, gli si avvicina un poliziotto. Il poliziotto gli chiede: ma lei che cosa fa? Lui chiaramente risponde: ho perso le chiavi, sto cercando di trovarle. Allora si mettono a cercarli entrambi le chiavi sotto al Lampione. A un certo punto, non trovandole, il poliziotto chiaramente chiede al ubriaco che l'aveva aperta: ma lei è sicuro di averle aperte proprio sotto al Lampione? E quest'ultimo gli risponde: non sono sicuro, però è soltanto qui che c'è la luce, perché per tutto il resto la strada è buia. Ecco, il problema fondamentale secondo me è che alcuni commenti non sono andati oltre quel fascio di luce, che è vero che la Cassazione ha incentrato sulla nullità, ma altresì è vero che non rappresenta l'unica soluzione proposta dalle pronunce. In effetti, la Cassazione già con la pronuncia, con la prima pronuncia importante, quella che lei ricordava, che si tratta dell'ordinanza della prima sezione civile numero 29810 del 12 dicembre 2017, in questa pronuncia il collegio ha stabilito il principio di diritto per cui in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali e quindi vietate ai sensi dell'articolo 2 della legge antitrust, della legge 287 del 90, la stipulazione di una serie di contratti a valle che può costituire, quindi a rappresentare l'applicazione delle intese illecite a monte, può comprendere anche quei contratti e quei negoziati stipulati anteriormente all'accertamento dell'anticoncorrenzialità dell'intesa e quindi anteriormente al cosiddetto periodo di sospetto. Accertamento chiaramente compiuto dall'autorità indipendente preposta a regolamentare quel segmento di, quello specifico segmento di trattato. Il problema fondamentale quindi è che, perlomeno stando alla letteralità della pronuncia, la Corte di Cassazione ha indicato soltanto che la soggettabilità, ha indicato soltanto, vedete, la soggettabilità alla disciplina anticoncorrenziale delle vicende successive al rapporto e che costituiscono, quindi previo accertamento, la realizzazione di profili distorsivi della concorrenza e quindi delle normali fisiologiche dinamiche del mercato. Il problema fondamentale è che quindi la giurisprudenza nella pronuncia del 2017 non ha imposto la nullità delle fideiussioni omnibus, ma ha aperto a un'invalidità dei contratti di garanzia stipulati e contenenti le clausole censurate nel provvedimento di Banca d'Italia, ma non ha indicato nessun meccanismo automatico di estensione della nullità. Anche perché lo stesso dato letterale dell'articolo 2 della legge 287 del 90 considera le intese, gli accordi e le pratiche concordate testualmente che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire o di falsare le dinamiche fisiologiche del mercato e quindi della concorrenza. In un certo senso, quindi, vengono equiparati dal legislatore, prima sovranazionale e poi nazionale, i patti anticoncorrenziali a profili comportamentali che le imprese quindi possono assumere successivamente interfacciandosi con il singolo contraente. Ma nulla, perlomeno la letteralità della legge 287, dispone circa le sorti dei contratti a valle stipulati con i singoli contraenti. E già qui si può evidenziare una prima importante censura a quella tesi, pur seguita sia in giurisprudenza che in dottrina, che vorrebbe la nullità, che dovrebbe far rilevare la nullità delle fideiussioni omnibus a una contrarietà, a una supposta contrarietà alla normativa antitrust. Il problema fondamentale è che successivamente, con la sentenza del 23 settembre 2019, la 24044, la prima sezione civile ha puntualizzato questa premessa necessitata. Infatti è stata premura dello stesso collegio evidenziare, in relazione agli effetti della nullità di un'intesa, chiaramente quindi tra imprese
o tra quelli che potremmo considerare professionisti, di un'intesa limitativa sia delle dinamiche concorrenziali, che quindi limitativa del fisiologico estrinsecarsi del mercato, la Corte di Cassazione, dicevo, ha evidenziato come non si possa far derivare automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dall'impresa aderente all'intesa, che viceversa, parola sempre del collegio della prima sezione civile, in questo caso sono destinati a mantenere la loro validità, potendone al più derivarne un'azione risarcitoria da formulare chiaramente avverso le imprese collute e rispetto alla quale risultano legittimati tutti i clienti consumatori, utenti del mercato in certo senso. Chiaramente questa rimedialità risarcitoria, che è l'unico presupposto fisso di tutta la disciplina, verrebbe riconosciuto in capo a tutti i clienti asseritamente danneggiati, non sconterebbe limitazioni di sorta e si gioverebbe persino di una sorta di retroattività esecutiva, perché il risarcimento sarebbe previsto per tutti i contratti, anche per quelli che costituiscono applicazione sempre delle intese illecite, ma che siano stati conclusi persino in epoca anteriore a quella dell'accertamento dell'autorità indipendente. Quindi, volendo riassumere brevemente questo primo passaggio, da una lettura oggettiva del dato giurisprudenziale, per di più avvalorata da quella che potremmo definire una sorta di interpretazione autentica della stessa prima sezione civile, non può forse discendere né può presumersi, tantomeno, la qualificazione delle norme bancarie uniformi, tra cui quelle in materia di contratti di fiducia e cessione, quali intese illecite, o addirittura la nullità dello stesso contratto di fideiussione che è oggetto di contestazione nella controversia tra istituto e cliente garante. Il problema fondamentale è peraltro che l'autorità amministrativa, in questo caso Banca d'Italia, ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole, non a tutto il modello ABI. Queste clausole in particolare sono i famosi, i famigerati, oserei dire, articolo 2, 6 e 8 del modello ABI, che rappresentano sostanzialmente la clausola di redivivescenza, la deroga all'articolo 1957 e l'estensione della garanzia oltre i limiti di validità stessa E poi dell'obbligazione principale. effettivamente il vero problema è poi con riferimento proprio alla garanzia fiduciaria, l'aspetto significativo è la ricaduta, cioè poi se ha un'incidenza anche sull'intero contratto di fiduciazione oppure sia limitato esclusivamente a singole clausole, perché poi in realtà qua anche la giurisprudenza è stata piuttosto ondivaga sulla ricaduta in termini di azzeramento, tra virgolette, di tutta la garanzia fiduciaria oppure limitazione della invalidità, o meglio, la nullità delle singole clausole. E questo è un dato estremamente discusso. Assolutamente sì, e io direi più che ondivaga, proprio disomogenea, forse anche a livello territoriale. Il problema fondamentale è che si è ingenerato un falso affidamento nella dottrina, o almeno in una parte della dottrina, e delle letture molto semplificate del dato giurisprudenziale dall'altro lato. Infatti, come stavo dicendo, parlare di nullità del contratto di fideiussione, quindi della fideiussione omnibus, in sé è un'espressione priva di significato perché ne ha tanti. E l'unica cosa certa è che un'eventuale nullità del contratto a valle, in ogni caso, debba essere valutata dal giudice di merito adito dalla parte, o nella sua integralità, laddove effettivamente le clausole contestate siano essenziali ai fini del contratto e quindi lo siano state ai fini della sua sottoscrizione, oppure in applicazione della nullità parziale prevista dall'articolo 1419, in funzione quindi di una nullità parziale con l'espunzione delle sole clausole contestate, quindi ritenute frutto di un'intesa illecita. Il problema fondamentale però è che, assumendo come unica certezza la tutela risarcitoria garantita specificamente dall'articolo 33 della legge 287 del 90, tutte le tesi della nullità contano delle censure. Le tesi della nullità infatti si fondano su tre elementi, sostanzialmente su tre elementi. Il primo è un'equiparazione del diritto dei consumatori al diritto di integrità del mercato, perché praticamente si vuole,
vedere come la tutela delle ragioni del consumatore, chiaramente assieme a quella della libertà di iniziativa economica, tutte e due di rango costituzionale, si sottese chiaramente alla legge antitrust 287 del 90. Da entrambe queste forme di tutela consegue il necessario riconoscimento, dovrebbe perlomeno conseguire un riconoscimento diffuso in capo a tutta la comunità dei clienti e quindi a ciascuno di essi, una legittimazione attiva in modo tale da garantire, da segnalare eventuali distorsioni del mercato, tra cui chiaramente le intese, e garantire quindi un'effettiva concorrenzialità. A questo obiettivo chiaramente si assomma sia la relazione intercorrente tra il contratto finale a valle e l'intesa illecita a monte, intesa anticompetitiva, e quindi chiaramente derivandone una partecipazione dell'illiceità di quest'ultima, del primo. E poi da ultimo ci sarebbe da tutelare il diritto alla concorrenzialità del consumatore, ovvero sia il diritto del consumatore a poter fare una scelta effettivamente tra prodotti posti in concorrenza. Il problema fondamentale quindi è che discorrere di nullità senza specificarne il tipo ha poco significato. Di sicuro potrebbe essere una nullità, alcuni hanno ipotizzato una nullità per contrarietà a norme imperative. Il problema fondamentale però consiste che è difficilmente riconducibile la contrarietà alla normativa antitrust in questa categoria generica, potremmo dire, di invalidità. Perché fondamentalmente la riproduzione di clausole giudicate lesive della concorrenza, come queste qui in oggetto, non può essere assunta quale premessa incrollabile della nullità del contratto a valle. Perché, tornando proprio alla definizione di intese fatta proprio dall'articolo 2 della legge antitrust, quella definizione è evidentemente molto ampia, ma non è al punto talmente ampia da potersi ritenere inclusiva anche dei rapporti commerciali tra la singola impresa e il singolo contraente terzo. Non ho, addirittura quindi della loro esecuzione, perché chiaramente una nullità della fine gestione interverrebbe nella fase esecutiva del rapporto. Anche perché affinché possa affermarsi una nullità negoziale per violazione di norme poste a presidio di interessi generali, è necessario che queste norme dettino, disciplinino meglio, direttamente elementi intrinseci della fattispecie negoziale, intervenendo o sulla struttura o comunque sul contenuto. E circostanza che in questo caso non avviene, anche perché la normativa antitrust si ferma al piano delle intese illecite, ma nulla dispone per quanto riguarda la sorte dei contratti a valle. Per di più, non si può nemmeno tacere il fatto che bisogna tenere comunque in considerazione il principio cardine dell'ordinamento di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità. E quindi una nullità da regola di comportamento sarebbe in qualche modo qualcosa che si porrebbe in conflittualità anche con i principi del nostro ordinamento. Pare, insomma, di intuire, diciamo, dalla sua riflessione, che lei riproponga, diciamo, questo schema che poi era stato un po' il filo conduttore di una serie di decisioni della Corte di Cassazione relativa al rapporto a regole di comportamento e regole di validità. Nella sostanza, superare il dato della validità intesa, appunto, come ha detto, violazione della regola che riguarda proprio la struttura dell'operazione in sé, ma più sostanzialmente una violazione della regola comportamentale. Mi pare che l'indirizzo che individuo almeno dal suo discorso, più che portare verso un'azione mirata all'invalidità della clausola, all'invalidità più generale dello stesso contratto di riduzione, debba mirare soltanto alla tutela risarcitoria. Così Debba ho. mirare solo alla tutela risarcitoria perché comunque è l'unico dato certo, quello della tutela risarcitoria. In più un margine, escludendo quindi sia la nullità derivata sia la nullità per contrarietà a norma imperativa, un margine potrebbe essere lasciato alla nullità parziale eventualmente del contratto di fideiussione. Anche perché fondamentalmente bisogna tenere in considerazione due circostanze. La prima è che parlare di illiceità dei motivi o illiceità della causa non avrebbe granché significato, perché
l'illiceità ti può rinvenire, perlomeno parlando in generale, solo da uno dei due lati contraenti. Cioè, una sorta di illiceità potrebbe rinvenirti soltanto in caso intermediario alla banca o al professionista di turno. Il cliente, il contraente, il singolo consumatore sottoscrive il contratto di fideiussione per lo scopo tipico della fideiussione, cioè in chiave di garanzia, chiaramente quindi per esporti patrimonialmente rispetto a un'obbligazione principale, rispetto quindi alla posizione di un debitore principale. In questo senso, quindi, bisognerebbe escludere anche una nullità derivata e una nullità per causa illecita o per motivo illecito, ai sensi dell'articolo 1345. La nullità derivata, chiaramente, perché molti di questi modelli di fideiussione in realtà non richiamano, neppur letteralmente, neppur indirettamente, lo schema, l'archetipo censurato dell'ABI. Quindi non si vede quel collegamento negoziale necessario per poter ipotizzare quel determinato tipo di qualità. In questo discorso, quindi, sussisterebbe soltanto la nullità parziale con l'espunzione di alcune clausole che avvantaggerebbero comunque una parte del contratto, ma che fondamentalmente la loro espulsione potrebbe non ritenersi il più delle volte essenziale ai fini della sussistenza stessa del contratto di fideiussione. Quindi, non essendo essenziali ai fini della sottoscrizione, il contratto resterebbe ugualmente valido, ma senza quelle clausole attenzionate oggetto di controversia, e che fondamentalmente colpirebbero il garante perché lo sottopongono a una condizione di vessatorietà superiore a quella che invece dovrebbe essergli riservata. Ed è la vessatorietà, come dicevo in apertura, il punto di aggancio con la disciplina consumeristica, perché fondamentalmente recentemente abbiamo assistito anche a un'inversione sostanziale, completa della giurisprudenza unionale dal punto di vista dell'applicabilità della disciplina consumieristica alla figura del fideiussore e a quella del fideiussore professionista di rimbalzo o di rimessa. Il problema è che il fideiussore, quindi la fideiussione, fosse assoggettabile alla disciplina consumieristica, non c'erano dubbi. Il problema era l'estensione dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, cioè quanto questa accessorietà era pregnante, fosse pregnante. In un primo momento, la giurisprudenza unionale e quella nazionale erano orientate sul fatto di un'estrema pregnanza dell'accessorietà, al punto che la qualifica del debitore principale fosse assorbente addirittura di quella del fideiussore, del garante. In questo caso, infatti, un garante consumatore veniva professionalizzato d'ufficio, potremmo dire, e quindi diventava a sua volta professionista, pur essendo di per sé un consumatore, dandogli origini quindi alla figura del professionista di rimbalzo o professionista di riflesso. Figura che è stata definitivamente accantonata in sede sovranazionale, in sede unionale, dalla Corte di Giustizia, con due pronunce. Se non erro, nella causa 74 del 2015 e 534 del 2015, che hanno giustamente evidenziato come l'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione non possa essere assorbente al punto da generare anche un'inferenza qualitativa tra due soggetti che rimangono distinti e che sottoscrivono due contratti distinti. Perché ricordiamo che il garante non entra a far parte del rapporto principale, per quanto il rapporto di garanzia sia accessorio a quello principale. Quindi, negando ogni certezza alla figura del professionista di rimbalzo in sede sovranazionale, in sede comunitaria, si è divenuti alla pronuncia ormai famosa della Corte di Cassazione, che è la 742 del 16 gennaio 2020, con la quale si è sancito fondamentalmente l'abbandono di tutto il professionismo di rimbalzo, nel senso che il garante, il parametro di riferimento per verificare l'applicabilità o meno della disciplina consumeristica deve essere solo la posizione del garante e i suoi rapporti verso il debito principale. Quindi un garante che sottoscriva un contratto di fideiussione, un contratto di garanzia a favore di un'obbligazione principale sottoscritta da una società, non viene attratto nel professionismo, non viene professionalizzato d'ufficio, ma sta soggettata a una verifica del caso concreto affidata al giudice di merito.
e dovrà verificare che rapporto personale, perché chiaramente avrà una valenza dirimente eventuali rapporti di parentela tra i soggetti, o che rapporto professionale intercorre, quindi tra il debitore principale, la società, il professionista, e il garante consumatore. Sì, perché forse su questa in realtà un po' di confusione può anche fatta, poiché si è presa, cioè, c'è stata questa astrazione generale, ma poi in concreto diciamo, il problema del professionista di rimbalzo ha posto tutta una serie di valutazioni anche in sede giurisprudenziale legate a tutta una serie di ipotesi in cui in realtà tra il fideiussore e supponiamo la società che veniva garantita non c'era nessuna relazione specifica, per esempio non era amministratore di quella società e quindi assai difficoltoso la possibilità di collocarlo nella disciplina nell'ambito della professionista di rimbalzo. Questo è un aspetto estremamente significativo e tra l'altro anche qui la giurisprudenza ancora, devo dire, al di là di una chiarezza, secondo me, che in giurisprudenza a livello anche di decisioni della Corte di Cassazione è stata fatta, però nella giurisprudenza di merito ancora si assiste a una interpretazione un po' contrastata. Il dato ovviamente evidenziava non è di scarsa incidenza, poiché è evidente che l'applicazione di disciplina consumeristica o meno ha tutta una serie di conseguenze, sia dal punto di vista sostanziale che appunto dal punto La di vista. giurisprudenza di merito, se posso, si è dimostrata un po' riottosa, un caso di scuola, per esempio, è il rapporto, utilizzando un termine che ormai è entrato nell'uso comune in questo periodo emergenziale, nel rapporto dei congiunti, perché un caso esemplare è quello di un rapporto quindi di parentela o di affinità tra il soggetto debitore principale e il soggetto fideiussore garante. Se sono congiunti, è evidente come qualsiasi professionalizzazione dovrebbe essere valutata fattivamente, cioè nel caso concreto, perché è chiaro che se un parente si impegna a favore di un altro familiare per garantire un debito, ci sono esigenze personali e non professionali. Quindi, in un certo modo, bisognerebbe vedere la verifica del caso concreto, rimettendosi al giudice di merito. Bene, devo dire grazie per l'approfondimento all'avvocato Azzurro, insomma le chiavi le dobbiamo cercare non soltanto sotto le chiavi dell'uomo. Esattamente, ma anche nel buio. E lì, secondo me, il compito per la giurisprudenza è andare a cercare anche nelle zone d'ombra. Certo, soprattutto in obiettivamente normative che pongono alle volte anche proprio cioè, veri e propri contrasti dal punto di vista applicativo, perché talvolta diciamo, anche questa parcellizzazione della disciplina di tutela, sia in senso più generale, come diceva lei, con riferimento all'obiettivo della normativa antitrust, materia di concorrenza, ma quella diciamo, della tutela consumeristica, pongono spesso diciamo, delle zone d'ombra. Talvolta e più volte ce ne siamo occupate anche a livello di valutazioni delle autorità, perché proprio la violazione di normativa antitrust legata al consumatore, poi da chi deve essere sanzionata? Quali sono le conseguenze se, per esempio, questa incide su un contratto bancario piuttosto che su un contratto di intermediazione finanziaria? Qual è l'autorità che poi ha la possibilità o meno di intervenire? C'è una serie di implicazioni che non sono, dal mio punto di vista, scarsamente rilevanti e che forse meriterebbero un approfondimento. Grazie davvero per la chiarezza espositiva. Io non vedo, diciamo, delle richieste di intervento, quindi, diciamo, abbiamo parlato a lungo, ma il tema richiedeva un approfondimento di questo tipo, quindi ringrazio davvero l'Avvocato Zurlo per la sua chiarezza e vi do appuntamento con Grazie a lei. prossimo seminario di intervista. Grazie e buonasera.